Allora, stasera facciamo un bel risotto ai frutti di mare. Quindi abbiamo fatto un brodetto di pesce con la lisca e la testa del pesce. Scusate se è appannata la telecamera. Il sedano, la cipolla e un pochino di pomodoro. Poi, a parte, abbiamo aperto con olio e aglio le vongole. Abbiamo messo a marinare un calamaro tagliato finemente con aglio, sale, pepe, scorza di limone e le mazzancolle con olio, sale e pepe. Ora andiamo a tostare il riso. Ciao. Eccoci, ciao. Andiamo a tostare il riso 2-3 minuti. Dopodiché lo andremo a sfumare con un pochino di vino bianco. Ci vediamo tra 3 minuti. Ciao! Eccoci qua. Allora, sto finendo di tostare il riso. Mi sono dimenticato di dirvi che il risotto di mare non si usa burro, usiamo solo l'olio, almeno a gusto mio personale, poi fate come volete. Adesso che è tostato, io ci sto mettendo un goccio di grillo di Sicilia e andiamo a sfumare con il vino bianco. Una volta sfumato, con il vino portiamo a cottura il riso con il brodetto di pesce che abbiamo fatto e proprio a fine cottura andiamo a aggiungere il pesce. Quindi adesso io vado a portare a cottura il riso con il brodo e dopodiché ci rivediamo quando metto a fine cottura il pesce. A dopo, ciao. Allora, siamo arrivati a cottura del riso ed ora cominciamo a buttare il nostro pesce. Quindi cominciamo col calamaro. Che avevo marinato con scorza di limone, olio, sale e calamaro si cuoce in pochissimo tempo. Vedete? Siamo in due, ho fatto il riso per quattro. Allora, poi dopo il calamaro, che come vedete è quasi cotto, ha già preso colore, quando diventa bianco da trasparente, è cotto, butto il gambero, in questo caso mazzancolla perché non l'ho trovato il gambetto, e andiamo, continuiamo a girare il nostro riso. Quando anche il gambero sta cuocendo, alla fine andiamo a inserire le nostre vongole che sono già cotte, quindi proprio alla fine. Ok? Questo è solo per decorazione. Ok, vado a mettere anche le vongole. Il nostro riso praticamente è cotto. Ora vado a preparare gli altri ingredienti che mi servono per mantecare. Ci vediamo tra pochissimo. A tra poco. Ora che tutto è pronto, ho spento il fuoco, andiamo a mantecare. Logicamente andiamo a mantecare, non abbiamo messo il burro, quindi con un goccio di olio a crudo. Poi il nostro prezzemolo. Il prezzemolo, mi raccomando, deve essere sempre fresco, ma io in questo periodo di coronavirus il prezzemolo non l'ho trovato fresco e purtroppo mi sono dovuto accontentare del prezzemolo congelato, ma non si fa. Quindi quello che state vedendo non si fa. Ho messo il prezzemolo e giro. Adesso andremo a impiattare, ci rivediamo per l'assaggio. A tra poco. Allora, il nostro risotto è pronto, andiamo all'assaggio. Allora, l'aspetto è molto bello, appetitoso. È buonissimo perché col pesce marinato sentiamo questo sentore di limone, è veramente eccezionale. Provatelo, fatelo,
tanto dobbiamo stare tutti a casa, abbiamo tutto il tempo del mondo e mi raccomando, state a casa, non uscite e state in famiglia. Ciao, un bacio, ciao da Pupi.